sei diventato un regista? Ma questa è una parola un po' grossa, regista. Come hai incominciato a lavorare in questo mondo? Ma diciamo che un po' è nato un po' per caso, semplicemente facendo un film, piccolo film, piccolo cortometraggio. Quanti anni avevi? Avevo, è stato nel 99, quindi 11 anni fa, e avevo, ora ne ho 29, ne ho 18, 19. È stato però un disastro totale. Mio fratello era innamorato di una ragazza e aveva deciso di, per conquistarla, di regalarle un piccolo film. E cos'è successo? Che abbiamo realizzato questo cortometraggio in 3 giorni, montaggio in camera, girato in VHS, quindi vi lascio immaginare l'alta tecnologia e soprattutto l'alta definizione e la cura con cui è stato fatto questo. Però era una bella storia, la storia di un clown barbone che deve raggiungere un posto proibito e piantare i semi del suo amore. È una cosa molto allegorica, molto quasi felliniana, completamente, diciamo, diversa poi dalla strada che avete preso. Ma la ragazza si è innamorata o no? Sì, poi ha funzionato. Ah. Siamo stati insieme per un anno. E pensavate già di farne una carriera? No, oppure ma non ci pensiamo. È uno scherzo? Cioè, ma la carriera è una parola grossa, perché carriera vuol dire guadagnare. Quindi, e non è facile in Italia oggi giorni guadagnare facendo quello. Soprattutto se sei un regista giovane e se fai un certo tipo di prodotti. Diciamo che l'obiettivo nostro non è mai stato quello di fare una carriera. C'era e c'è tutt'oggi un'ambizione. Nessuno ti insegna a fare il cinema, lo impari facendolo, lo impari frequentando i set, ahimè non c'è un'altra strada, è molto più vicino all'artigianato tutto questo che non a una scuola professionale. C'è peraltro spazio che per un cinema d'autore più di nicchia, che trova, chiaro, che non lo trovi poi nelle classifiche degli incassi, però si riesce a fare, si riesce anche a vedere per chi lo vuole vedere. Le cose devi farle, devi cercare di farle, se c'hai il coraggio di farle alla fine saltano fuori e se dicono davvero qualche cosa in qualche maniera riesce a farle vedere, se non è nei locali commerciali o fai vedere a un festival. Dopo questo primo esperimento in cui ci siamo messi per la prima volta in gioco anche se con mezzi rudimentali, abbiamo deciso poi di fare un qualcosa di un po' più professionale, che poi non lo era per niente, però per noi lo era, con una piccola troupe composta esclusivamente da me e mio fratello e da un nostro amico. Ed è nato un film molto breve, molto intimo, che era la storia poi di un ragazzino che si perde in un cimitero, ecco. E da lì poi questo film ha vinto un premio in un piccolissimo festival, allora lì ci siamo naturalmente un po' presi bene. Se c'è un'industria che funziona, cioè se ci sono i moccia che incassano, i boldi, cioè i banfi, cioè, sì, poi uno magari non va a vederli, però creano un movimento industriale per cui poi si crea anche lo spazio e la nicchia per qualcun altro. Se non ci sono neanche questi qua, poi è difficile, perché allora dentro 150 film che si fanno, magari 20, possono starci 20 film di ricerca particolare. Se i film che si fanno sono solo 50, ce ne sta uno di ricerca. Quindi la strada per diventare regista è veramente quella. Una mattina ti prendi la tua telecamerina e vai. Anzi, spesso poi quando magari ti cimenti con altre tecnologie come l'HD o con la pellicola, come poi noi abbiamo fatto, in realtà poi ritorni sempre alla camerina, no? E la usi come se fosse una penna per prendere appunti. Po bëhet një film, po dhe unë nuk di se çfarë bëjnë, se gjirojnë, tërko zgjirojnë. Yeah.
l'importante è l'urgenza di raccontare la storia che tu hai. Da dove nascono queste storie? Ma personalmente, per quanto ci riguarda, nascono soprattutto da degli incontri che noi facciamo e che abbiamo fatto, incontri con persone che ci raccontano la loro vita. Sono dei ritratti, diciamo che ci piace la definizione di ritratto perché in qualche modo pone al centro, già nella sua definizione, pone al centro del lavoro il concetto di identità, che è un po' un concetto che ci assilla da quando siamo nati, essendo due gemelli. Potete capire la chi è quello cattivo? Beh, l'altro sempre. Ah, ok. Cioè mio fratello. Senti, come si fa a fare una regia con il proprio gemello? Sì, diciamo che non è tanto particolare la regia in coppia, è più che altro particolare il fatto che siamo due fratelli gemelli, secondo me. Tra l'altro è vero che se io tipo ti pungo con uno spillone sente dolore lui? No, però prova a farlo con lui. E vediamo non se senti dolore tu. Ok. Diciamo che il rapporto è molto... è particolare, è vero, tu hai detto una cosa giusta, perché secondo me, come dire, ci lega alla fine l'obiettivo che ci diamo... Me ty ti e di gjatë historinë. Bashkë, në ke frekuentuar dhe shumë atelier shkollës më parë. Problemi im, po kam përshtypjen që do ta kuptoj edhe kolegë, është që ti dukesh pak një individ i mbyllur, problemi mbyllur, në sensi që kam përshtypjen që nuk po të ndikon fare atelieri, akademia, në të mirë, për të hapë një problem. Ke bërë këtë pikturë edhe para 2 vjetë e gjysë, pa i mëndë që ke ekspozuar poshtë, po bën këtë lloj, mba këtë lloj qëndrimi edhe sot, edhe atëherë unë bëj një pyetje sinqer, pse? Pse do të ndryshon një fundesh? Pse do të shohim që ndjekësh këtë? Il problema in Italia è che purtroppo non viene riconosciuto come a tutti gli effetti come un lavoro fatto in maniera, diciamo, indipendente, no? Ma certo, se non hai cioè se non scendi a compromessi di un certo tipo, produttivi, commerciali, eccetera, e non sei un mestierante del cinema, rimani sempre, come dire, un soggetto apolide che si muove così tra la professione e il lobby. Possibilità, sì, ce ne sono, anzi forse ce ne sono anche di più. Quello che io penso, che un po' mi delude, è che hanno mutuato un linguaggio televisivo, cioè una volta c'era una maggiore ricerca espressiva di linguaggio, si inventavano dei modi diversi. Adesso tutto, forse perché la destinazione ultima è la televisione, parlano con un linguaggio così televisivo.